Siamo arrivati. Pronti a performare, signore! Come membri del Ministero per la Globalizzazione, sezione indottrinamento, dovete conoscere bene la storia per poterla riscrivere. Collega? Ci troviamo nella perfetta riproduzione di un istituto del XXI secolo, per l'ultima prova della vostra formazione. Oggi sperimenterete in prima persona come ci si alimentava nei tempi improduttivi, nel mondo libero. Ed è per questo che da un mese a questa parte avete sospeso l'assunzione del farmaco inibitore. Il vostro olfatto e il vostro gusto ora sono pienamente attivi. Ecco perché questo posto puzza di scrap. Signore, domando scusa, signore, che senso ha fare tutto questo? Sentire odori e sapori è fonte di distrazione. Intralcia la nostra direttiva primaria, obbedire, conformarsi, performare. Sarà sconvolgente per loro scoprire che alimentarsi un tempo era fonte di piacere. Pazienza ancora pochi minuti, Jay. Indossa la divisa che ti abbiamo fornito e mi raccomando, nervi saldi. È in laboratori come questo che un tempo si operava la trasformazione delle materie prime in cibo. Si chiamavano cucine. La nostra civiltà utilizza pasticche integratori. Pratici, veloci, completamente sintetici. Non sfruttiamo il suolo e gli animali come i nostri incivili progenitori. Faremo le cose come si facevano un tempo, nell'epoca della barbarie. Davanti a voi ci sono gli ingredienti, i fornelli, e questo è il menù, ovvero il programma che seguirete oggi. Pronti a performare, signore! Per questa simulazione non abbiamo badato a spese. Abbiamo reperito i migliori ingredienti tipici del territorio laziale. Eseguiremo fiori di zucca fritti. Dei fiori di zucca, mozzarella di bufala, acciughe ricoperti da pastelle e fritti in olio extravergine d'oliva. Fiori di zucca destrutturati, rigatoni alla carbonara, pasta di semola, guanciale di Amatrice, uova e pecorino romano doppio, risotto alla carbonara con uovo fritto croccante, pollo con i peperoni e broccolo romano, pollo, peperoni di Pontecorvo, broccolo romano ripassato in padella, sfera di pollo con i peperoni e broccolo romano, crostata, ricotta e visciole, pasta frolla, ricotta romana e confettura di visciole tipica del territorio laziale, semifreddo di ricotta romana e visciole, ora sapete. Conoscete la verità. E nei libri di indottrinamento scriveremo di quanto terribile era la vita di prima. Signore, domando scusa, signore. Per capire fino in fondo dovremmo assaggiare, signore. Così sapremo essere più convincenti. Questo non sarebbe previsto dal protocollo, ma direi che per una volta nella vostra vita lo potete fare. Cibatevi pure, ma che rimanga tra di noi. Facciamo che chiudiamo un occhio, va. Anche due.